destino molto legato allo stranissimo personaggio a cui si lega, perché i confronti veri, da pedagogista mi permetto di considerare, siano questi. Sarà quindi necessario esporti chiaramente, benevolo lettore, come si svolsero i fatti. Il principe Ireneo regnava effettivamente su un grazioso staterello non lontano da Xittetweiler. Insomma, sono fiabe che hanno un fascino incredibile. Un narratore parte dall'idea di avere una teiera. Sono anche un po' viziato dall'essere cresciuto pittoricamente guardandolo. C'è la fusione a collage di tipo surreale. Il fatto di essere totalmente illustrato da Bertal. Alle volte ci sono delle finzioni che ti appaiono stupefacenti e poi sono più ristrette quando cresci. Questo è un orizzonte che quando cresci si dilata. Voi potete ingannare tutta questa gente, zigani, ma non me. Un giorno radunò i contadini e ordinò: portatemi una fune fatta di cenere. E lo infilò in un sacco, poi sulle mise sulle spalle e gli gridò: e ora vado ad affogarti. E questo naturalmente sappiamo essere una delle finalità, se non la più importante e non la sola, del fiabesco nel mondo. Grazie.